io il 16 ottobre dell'anno scorso ho presentato in Consiglio Comunale un ordine del giorno insieme con il consigliere Luigi Febo sulla microcriminalità nella nostra cittadinanza. Questo ordine del giorno scaturiva da esigenza e da allarme di molti concittadini con cui io come consigliere comunale e medico di famiglia e l'avvocato Gallucci come rappresentante di un'associazione di società civile, la Gente d'Abruzzo, veniamo a contatto tutti i giorni. La microcriminalità, chiamata anche criminalità predatoria, è caratterizzata da furti, da scippi, da raggiri soprattutto alle persone anziane e indifese, e crea, oltre che molta paura e molto allarme, anche un senso di frustrazione da parte delle persone colpite, in quanto quasi sempre il colpevole non viene trovato e perseguito. Io chiedevo con questo ordine del giorno la creazione di un tavolo di lavoro, un tavolo tecnico a cui facesse parte il sindaco, un assessore competente, almeno un paio di consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione, che si coordinasse con le forze dell'ordine e insieme con loro creassero le premesse per la costruzione di antidoti e quindi anticorpi per combattere questa microcriminalità. Avvocato, tornerete allora di nuovo a conferenza stampa oggi per dire stiamo ancora qui e vogliamo avere risultati? Senz'altro sì, noi vogliamo riportare all'attenzione del Consiglio Comunale questa iniziativa, che ripetiamo è un'iniziativa tutta finalizzata a migliorare le condizioni di vita nella nostra città e soprattutto chiediamo che questa iniziativa non venga strumentalizzata, perché è un'iniziativa di carattere sociale, di carattere bipartisan, prova ne è la condizione politica antitetica nella quale siamo collocati io da una parte e il dottor Diego Ferrara dall'altra.